Sono quasi 15 anni che mi occupo di Briaglia. Abbiamo fatto molta strada da allora. Siamo passati da un paese prettamente rurale ad una vera e propria realtà a vocazione turistica e residenziale. Ne sono la riprova gli enormi investimenti che sono stati fatti da privati per realizzare strutture ricettive di alto livello e l'interesse di molti stranieri per l'acquisto di terreni e abitazioni nel nostro paese, dando valore alle proprietà. Questo anche merito del lavoro di rinnovamento fatto sin qui. In questi 5 anni abbiamo ottenuto più finanziamenti che negli ultimi 20. Avremo gestito lavori per più di 800.000 euro. Lavori tutti conclusi e pagati. Rimangono aperti solo i pagamenti dei saldi dei due lavori che il Ministero ha fatto ricadere nel PNRR. Abbiamo abbellito, ammodernato e rinnovato il nostro comune. Alla fine del nostro mandato anche il bilancio sarà più solido di prima. Abbiamo promosso Briaglia, implementando il sentiero Landandé, che 10 anni fa era solo un'idea appena abbozzata. Ora è diventato un modello da seguire che tanti ci invidiano. Briaglia è stata per tutti questi anni capofila e forza trainante nello sviluppo di questo sentiero, che oggi tocca ben 12 comuni. Siamo anche stati capofila nel progetto dedicato ai giovani e lo saremo ancora nei prossimi mesi. Abbiamo realizzato tutto quello che avevamo promesso in campagna elettorale e anche di più. Le opere fatte rimarranno patrimonio pubblico a disposizione di tutti. Abbiamo realizzato la Briaglia che volevamo e di questo ne vado fiero. Tutto questo ha richiesto un grande sforzo da parte mia e della mia amministrazione. Ha richiesto molte competenze, da quelle tecniche a quelle finanziarie, da quelle gestionali a quelle relazionali. Non ci siamo improvvisati in nulla e il lavoro svolto ne è la dimostrazione. Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto in questi anni e i tanti briagliesi, e non, che in questo periodo di fine anno mi hanno chiesto di ricandidarmi. Credo che sia arrivato il momento di lasciare. L'impegno necessario per gestire bene un comune come Briaglia è tanto e toglie tanto alla vita personale e lavorativa. Volevo comunicare la mia intenzione di non ricandidarmi già entro fine anno, in modo da lasciare spazio a chi vorrà costruire una squadra di governo senza fare il solito gioco dei forse. Sono sempre stato chiaro e voglio esserlo anche in questo frangente. Chi verrà dovrà mantenere alto il prestigio ottenuto e dovrà rimboccarsi le maniche. Oggi fare il sindaco non è più sufficiente, bisogna aggiornarsi continuamente e avere le giuste capacità. Io dico ai nostri uffici che non hanno bisogno di un sindaco, ma di un geometra, perché per ottenere i finanziamenti bisogna scrivere i bandi e per ottenere i soldi non basta fare i lavori, ma bisogna anche rendicontarli. Tutte cose che oggi, con la carenza di personale e la tanta burocrazia, lo deve fare l'amministratore pubblico in prima persona. Altrimenti il futuro è tracciato. Fare giusto l'ordinaria manutenzione poco più, fermando lo sviluppo di un'intera comunità. Spero che la mia maggioranza e la minoranza riescano ad organizzare una lista civica forte e competente, senza dover utilizzare simboli di partito che con Briaglia non c'entrano affatto. Il nostro lavoro, comunque, non si ferma oggi. Abbiamo ancora tanti progetti da portare avanti per il bene di Briaglia. I prossimi 5 mesi saranno all'insegna del lavoro. Colgo l'occasione per fare a tutti i consiglieri e a tutti i briagliesi i miei personali auguri di Buon Natale.